Il principe Andrea è stato visto sorridere questa mattina dopo che è stato riferito che avrebbe dovuto prendere parte a un evento chiave il mese prossimo. Il duca di York è stato fotografato al volante di una Range Rover il 23 maggio. Nella foto, il secondo figlio della regina può essere visto sorridere ampiamente mentre guidava a Windsor. Il principe Andrei è apparso di buon umore mentre guidava ed è stato visto indossare una camicia blu abbottonata. La sua apparizione arriva poche ore dopo che è stato affermato che il duca parteciperà al Garter Day il 13 giugno. Uno degli eventi reali più importanti dell'anno. Secondo quanto riferito, la presenza di Andrew sarebbe stata elencata anche nella circolare della corte, il registro che prendeva nota di tutti gli eventi ufficiali a cui hanno partecipato i reali di lavoro. Una fonte di Palace ha detto al Telegraph che l'inclusione del principe Andrei nel diario reale sarebbe stata pratica standard, di norma, infatti, il registro registra solo gli eventi ufficiali svolti dai membri lavoratori dello studio. Tuttavia, anche i reali non anziani possono apparire nel diario se partecipano a impegni importanti, come Trooping the Color e servizi di ringraziamento. Il principe Andrei avrebbe partecipato quest'anno al Garter Day a titolo privato come uno dei cavalieri reali dell'ordine. Questo titolo è considerato privato in quanto viene conferito direttamente dalla regina come sovrana dell'ordine, che nomina i suoi cavalieri senza consultare i ministri. Il duca si è ritirato dai doveri pubblici nel novembre 2019, dopo la sua intervista con Emily Maitlis di Newsnight. Punto. A gennaio, Buckingham Palace ha annunciato che avrebbe continuato a non svolgere i suoi doveri reali e che aveva restituito alla regina i suoi patrocini militari e reali. Andrew ha partecipato l'ultima volta a un evento pubblico a marzo, quando ha accompagnato Sua Maestà al servizio di ringraziamento per il principe Filippo. Madre e figlio sono arrivati insieme all'abbazia di Westminster e Andrew ha camminato con sua madre da un ingresso laterale vicino all'angolo dei poeti fino alle prime file di sedili.